Ciao ragazze e ragazze, qualche Nasty King nel mio canale. Eccoci qua tornati con un nuovissimo video. Eccoci qua appunto al quarto episodio del nostro Let's Play su Call of Duty Black Ops 3. Nonché oggi, giustamente, faremo la quarta missione. Sto man mano visualizzando tutte le statistiche relative al canale e devo dire che sta andando tutto bene, sia questa serie, sia anche quella di NBA, sia insomma, un po' tutti i video stanno andando bene, gli ultimi 3-4 mesi di video, e per questo vi devo ringraziare anche il numero di iscritti e di like, soprattutto stanno aumentando notevolmente, quindi devo dire raga che non posso minimamente lamentarvi, e vi ricordo che a 500 iscritti ci sarà il mio speciale, visto che siamo a 409 mi pare, non vorrei sbagliarmi, ne mancano soli tra virgolette 91. Raga, per questa missione io vorrei usare il BRM, solo che io non so quando possa rendere più del CUDA. Quindi raga, siccome ci sono anche altre armi da sbloccare, me ne consigliate voi una da sbloccare? Eccoci qua a Singapore con questo singaporegno, si dice così, non lo so. Io sarei tipo una sorta di finto trafficante d'armi che vuole vendere appunto delle armi, perché sennò che trafficante d'armi sarei? Poi sembra tipo il cinese sotto casa mia, vabbè. Ok raga, è partita la merda, più totale ovviamente. Spacchiamo i culi con questo BRM. Madonna raga, raga, guardate che sto belli i miei robot, che hanno tipo il nome di un indirizzo MAC. Ma va bene. Allora, vediamo. Aia, aia, aia. No raga, quel robot di merda, no. Quel robot di merda di nuovo. Guarda, madonna quanto mi leva. Spariamo all'impazzata. Spariamo all'impazzata, addio. Raga, stavo per morire. E vuoi morire? E muori, figlio di puttana. Le munizioni. Prima cosa, eccoli lì. Eccoli lì, che ci stavano assaltando stile vietnamiti in guerra con gli Stati Uniti. Solo che lì salivano da sotto al terreno, da qua da sopra. Eccoli lì, figli della merda. Voi e il vostro... Porca troia, porca troia, quanto cazzo levano. Oddio, no, oddio. Lì, lì, sono lì. Uccidiamoli prima che rompano le palle. Raga, non riuscite a levenare una torretta del cazzo. Una torretta del cazzo. E cazzo, dobbiamo far crollare tutto per eliminarla. Proseguiamo per la caverna e sicuro ci sarà la merda. Ne sono convinto. Oddio. Ecco, infatti, la merda era quotata 1.01. E morì. Guarda, raga, noi siamo da una parte e loro vanno dall'altra. Che stupidi. Comunque, raga, nel bel mezzo della terza guerra mondiale, raga, io vorrei farvi presente le teste scippate di questi poveri cadaveri, e queste cose qua legittimano l'ISIS, e quindi è una cosa abbastanza preoccupante. C'è qualcuno, raga, che mi sta sparando da troppo tempo, e dovresti essere tu, vero? Sì, sei tu, brutto figlio della merda. Muori, te con l'RPG, crolla tutto, bruci la città. È morta la torretta, finalmente, e ci sono questi robot del cazzo, che fortunatamente sono delle pippe in mano. Ecco, guarda, non riesco a prenderlo. Ecco di lì, amico mio, muori. E muori, 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 una scarica intera ci vuole. Guardate quello inutilmente come cerca di nascondersi. Tanto ti ammazzo comunque, quindi. La merda, stanno cercando di farci crollare tutto. Fortunatamente io ho una mira di quelli incredibili. Chi mi ha sparato? Chi mi ha tolto 3/4 di vita con un colpo? Allora, visto che entrambe le parti portano lo stesso obiettivo, io direi di andare di qua, tanto. Cosa cazzo ci fanno questi qua? C'è qualcosa che... Ah, eccolo lì il drone. Brutto figlio di puttana. Uno e due, morite tutti quanti. Morite tutti, siete dei robot di merda. Il vostro posto è l'inferno. Oddio raga, è uscito. Oddio. No raga, oh, no 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 no. Oddio, 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 oddio. Tutti in testa, tutti in testa. Tutti in testa, non muore. Non è morto. Gli ho sparato una carica intera. Oh, riuscite ad ammazzarlo, no? No. Raga, ci voglio io per ammazzarlo, ma vi rendete conto? Apriamo la porta e cosa ci sarà mai? Cosa ci sarà mai, raga, secondo me? Infatti, cosa ci può essere? Se non la merda più totale. Spariamo al massimo. Vada al massimo. Già l'ho ammazzato? Cioè, raga, è più perforabile questo che quel robot di prima. Qualcuno qua ma non riesco a vederlo. Eccolo lì, era lì. Ah no, il robot era il mio nemico, lol. Oh, Hendrix, per fortuna, mi hai salvato il culo, almeno una volta. Oddio, con un pugno l'ho ucciso, con un pugno. Ho bisogno subitissimo delle armi dalla palla e sto stronzo di sopra che rompi i coglioni. Andiamo, no, no, non uccidermi, non uccidermi, non uccidermi, non uccidermi. Lo sto ruotando così male, lo sto ruotando, lo sto ponando male. Lo sto... È importante che non giro troppo perché sennò... Lo se no, oddio, 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 è morto. È morto. Col giro, giro tondo. E la piazza
Non mi lanciare, non mi prendere, bravissimo, sei una pipa! Che c'è qui sopra se non un coglione col pompa? Cosa ci sarà mai qui? Ecco, perfetto. Oddio, raga, mi raccomando, raga, sparate alle gambe perché è una parte non coperta dallo scudo. Oh, così, con la forza della ruotata. Grande. Dove sta il mio amico? Scappiamo subito. Allora, innanzitutto dobbiamo darci delle palle sti troni che rompono i coglioni. Poi c'è un cecchino lì che l'ha ucciso Hendrix. Bravissimo, Hendrix. Raga, comunque per questa missione il mitragliatore è perfetto perché ha più colpi e soprattutto toglie di più. Mentre col fucile d'assalto normale avrei avuto più problemi sicuramente. Quindi, dove stanno? Ah, ed eccolo lì. Ah, no, perfetto, non posso prenderlo da qua. Mamma mia, che ho fatto! Che mira di nuovo! Il miglior tiratore scelto della storia! Dove siete voi, Morto! Morto! Eccolo lì, morto! Dove sei, coglione? Ah, ecco di lì! Cecchino del cazzo! Allora, andiamo per di qua, raga, così c'è una bella visuale. E infatti non c'è nessuno. Oddio, chi è questo, raga? Oh, guardatelo! Guarda, guardalo! Guardate, lo posso sbeffeggiare, oddio! Allora, lanciamo le torrette. Una... No, oddio, 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 oddio. Quanti cazzo di robot ci stanno? Uno e due. Raga, una parola, usa le granate. Quando non mi attaccano, però. Perché sennò rischiamo solo di morire. Ma quanti cazzo di... Ah, è morta una. Oh, io direi di ammazzarle così. Era meglio mitragliarle che usare le granate. Dirmelo prima, no. Accediamo alla porta. Vediamo un pochettino cosa c'è. Non penso che sia finita la missione, perché è troppo presto. Però comunque c'è una che è appena morta con un pugno devastante. Di quelli là che proprio... Ti rompono la mandibola usando solo il mignolo. Ok, raga, quando vedo siamo chiusi. Perché qua c'è un'apertura ermetica, non possono entrare. Però neanch'io posso uscire, quindi buona fortuna. Oh, tu che cosa ci fai lì, figlio di puttana? Proviamo qua sopra, che abbiamo una visuale maggiore e ci possiamo difendere meglio. Come do l'ora del 20%? Ma quando dovrei sopportare io? Ho visto qualcuno lì, ho visto... No, raga, mi sono finite le munizioni nel momento più sbagliato. Oddio, raga, mi è finito con le pistoliche, mi è finito! Mi è finito con la pistolica più potente al mondo! Porco. Dai, provate a salire, figli di puttana, che vi ammazzo vivi! No, come faccio ad ammazzarli vivi? Boh, non lo so, però va bene. Mi dicono che c'è un download al 40% e stanno arrivando 4000 robot pronti a spanarmi il culo. Raga, alcuni sono nascosti in una maniera bruttissima, non riesco a prenderli. Ma questo invece sì, cazzo! Sì, ti ho preso con un soldato avanti, sei proprio una... Oh! Figli di puttana, guarda da dove... Bastardi, siete proprio dei pezzi di merda. Ma io vi uccido male. Forza, Sparatemi, coglioni. Oh, finalmente avete completato sta merda di download. 40 anni! Oddio! Quanti cazzo di infarti mi sono preso con sto video già? E ancora non è finita la missione. Raga, eccolo lì l'ultimo stronzo! Fottiti! Speriamo che non ci sia altra merda prossima in arrivo. E infatti puntualmente ci hanno distrutto il VTOL. E uguale, dobbiamo scappare da soli. Senza nessuno. Uguali, morirò 1000 volte. Qua già, eccolo lì! T'ho visto! Figlio della merda! Ho visto qualcuno scendere, è stata una mia allucinazione. Ah, eccolo lì, infatti. Tutti morti. Diaramento totale in corso. Guarda questo dove si nasconde male, tra l'altro. Ma era una donna che si è fatta uccidere, oddio. Questi c'hanno le Semtex, raga. Hanno le Semtex che sono granate che rompono troppo le palle. C'è qualcuno qui, lo sapevo che c'era qualcuno. Là c'è un terrorista di al-Baghdadi. E lo ammazziamo. E lì c'è il suo scagnotto. Gli ascensori, speriamo che questa sia la nostra ancora di salvezza e finisca la missione perché già ne ho abbastanza. Quanto dura sta missione? Salta, ma salta di chi è? Dove devo saltare? In acqua, presumo. Eh certo, perché giustamente l'unico modo per non farsi vedere da velivoli o da oggetti che volano è appunto scendere sott'acqua. Saliamo? Sento degli spari. Infatti lì ci sono dei nemici, ci sono, che puntualmente io ucciderò a random e senza pietà. Avanziamo con cura. Eccole le torrette, adesso dobbiamo utilizzare la parte più bella degli FPS quando spacchi i culi con le torrette e con i mitragliatori pesanti. Gas a manetta, andiamo! No, non passate dove c'è il fuoco! Ma sei un coglione! Madonna, raga, una carneficina, raga! Soprattutto di torrette. Io sto sparando a random, comunque. Tanto prima o poi li becco perché i giochi sono scriptati e sono fatti così.
Io direi anche di ammazzare più droni possibili, visto che ti romperanno le palle. Oddio, raga, il salto della morte! Oddio, raga, il salto della morte. Adesso ci infiliamo in città. Non so cosa sta facendo, non so dove sta andando. Fatto sta che fa un salto e il drone si va a schiantare. Ma che domanda è? Tutto ok? Ma stiamo quasi per morire. Cosa è tutto ok? Cioè, è come se una donna che pesa 150 kg e ha fatto la dieta, sta facendo la dieta da 2 settimane, gli chiedo come va la dieta. Ma che cazzo di domanda è? Comunque, missione finita. Abbiamo portato a livello 10, 2 encomi ottenuti. Insomma, è andata molto bene. La missione è durata, secondo i miei calcoli, all'incirca come la terza missione. Comunque, l'importante è che non dura come la seconda, perché sennò altri 16 minuti non li vorrei mai uploadare su YouTube, visto che, vi ripeto, io c'ho una schifosissima 7 mega. Nel prossimo episodio ovviamente vi porterò alla quinta missione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, e anche gli altri ovviamente. E lasciate un like, un commento e iscrivetevi come supporto al canale e alla serie. Bella!